Aiutare le imprese a vivere meglio il rapporto, spesso tormentato, con il fisco. E questo è il primario obiettivo del protocollo d'accordo siglato fra Confcommercio ed Equitalia. Un'intesa nata per creare un filo diretto tra il sistema fiscale della riscossione e il sistema delle imprese, delle attività professionali e del lavoro autonomo, al fine di migliorare il rapporto con i contribuenti e concorrere alle esigenze di miglioramento del livello di qualità dei servizi loro offerti. Quindi formazione, informazione e consulenze. Noi ci proponiamo come soggetto interlocutore forte, credibile, quindi diciamo ai nostri imprenditori venite da noi, così vediamo insieme di poter darvi, se è possibile, darvi una mano dialogando con Equitalia, che voi sapete, tutti sappiamo, che oggi è un problema serio. Non a caso in questi giorni ci sono dei ragionamenti a livello nazionale per ridiscutere quelli che sono alcuni atteggiamenti che sono abbastanza forti, vessatori per quelli che sono i parametri, che stanno discutendo di elevarli a oltre 20.000 euro, di discuterli oltre i 2.000 euro. Quindi ci sono dei ragionamenti perché si sono resi conto che le imprese non ce la fanno più. Noi come Equitalia interveniamo in particolare sull'attività, sulla formazione del personale, in questo caso di Confcommercio, per come dire, garantirne una professionalità anche nel campo specifico della riscossione, che è un campo molto particolare e delicato. Argomento quindi principe è la formazione degli addetti di Confcommercio. Il secondo canale di facilitazione è quello dell'informazione all'utenza, che facciamo tramite canali web dedicati, veicolati sempre attraverso l'associazione, che quindi si fa anche garante di una sorta di filtro sui quesiti, sulle domande, sulle richieste di informazioni. Tutte le informazioni potranno essere reperite, oltre che agli sportelli di Confcommercio ed Equitalia, anche sui rispettivi siti internet. Sulle strutture deputate, interloquire con gli associati, apportare delle conoscenze specifiche sul tema della riscossione, che è un tema molto particolare, molto delicato, soprattutto